essere questo. Ora andiamo a scoprire insieme dove sono finita. L'albergo sarebbe questo. Ed è annesso, anzi, ha anche un'osteria, questa qua. Ma guardate che bellino qui. Decisamente una situazione molto più tranquilla rispetto alle precedenti. Ho già visto un piccolo scorcio e vorrei andare a vedere che cosa c'è. Che vista spettacolare. Sembra che facciano delle feste in giardino qui. C'è anche un palco. Buongiorno e ben ritrovati. Siamo in montagna e in questo momento mi trovo a Camerino, anzi Morro di Camerino, e sono qui per una notte perché domani il programma prevede una gita al lago Fiastra e alle lame rosse. Come d'abitudine, vediamo la camera e poi tutto il resto. Come dicevo, la situazione qui è molto più tranquilla. Abbiamo una tipica stanzetta da montagna. L'hotel si chiama Borgo de Varano, albergo diffuso. Ho un letto singolo, ma è l'unica cosa che sono riuscita a trovare in budget, ovviamente, al minimo carina, last minute. Inizialmente avrei dovuto fare una camminata nel pomeriggio alle Lame Rosse per poi spostarmi e andare a dormire in un posto vicino ad un altro punto dove fare delle camminate sui Monti Sibillini, ma ho deciso che avrei sacrificato quella camminata lì perché fa veramente caldo e in realtà la cosa che mi interessava di più erano le Lame Rosse. Ho cancellato la prenotazione e sono andata subito a cercare un altro posto, però vicino al lago e comunque che non costasse 200 euro, perché 200 euro a notte so sono un po' tomacce. Questa era l'unica cosa che ho trovato e in realtà non è male. Tipica casa di montagna, quindi perfetto. Devo solo decidere se mangiare da loro o se andare a recuperare qualcosa in un supermercato che non so se esiste in questi posti qua, perché sembrano sperduti, e dovrei in realtà recuperare qualcosa per colazione. Per cui adesso le priorità sono il cibo, anche se vorrei tantissimo farmi una doccia. Ci aggiorniamo tra un pochino. Giusto in tempo per il tramonto, perché dalla strada ho visto questo spettacolo e non potevo non farvelo vedere. Non avevo mai visto niente di così bello. Wow. Ora giusto in tempo prima della chiusura. Spesa time. Come si fugge dall'ansia? Negandola. Mettendo una mano a rastrello nell'armadio e buttando fuori tutto. Per esempio, senza concedere neanche mezzo secondo a quella povera sensazione che provavi e che cercava solo di dirti: ehi, guarda che questa cosa ti sta facendo agitare. Sono a Fiastra. Non ho seguito esattamente le indicazioni del navigatore perché ho seguito quelle della strada che mi dicevano di essere arrivata a Fiastra. Infatti qui c'è
un grosso parcheggio gratuito dove ho lasciato la macchina. In più, ovviamente, uno quando arriva ha bisogno di un bagno. Ci sono due bagni, ma dopo la mia esperienza vi consiglio di fare la pipì o quello che dovete fare prima, perché cioè questi sono i bagni. E in più lo sciacquone ha tentato alla mia vita. Praticamente, fortunatamente, non ero proprio nella sua direzione, perché se no mi sarei lavata le gambe con la mia pipì e con quella di qualcun altro. Non bene. Comunque, devo andare a trovare il punto di partenza per le lame rosse e procedere con la camminata. Faccio abbastanza caldo, quindi bisogna muoversi velocemente. Io devo cominciare a fidarmi. Devo cominciare a fidarmi delle persone e di me, soprattutto di me, quella che organizza le cose, perché se le fa bene e con concetto. Avevo giustamente studiato, preparato tutto, mi ero pure messa l'indirizzo, il PIN di dove arrivare con la macchina, dove parcheggiare, e no, ho deciso così di non seguire le mie stesse indicazioni. Perché? Perché devo far così? Perché Veronica? Perché? Perché è così difficile fidarsi? Io non lo so. Non lo so, è una domanda che continuo a farmi, ma è sicuramente una cosa su cui devo lavorare, perché ah, non posso perdere tempo perché non mi fido di me stessa. Assurdo, assurdo. Comunque non era lì il punto dove parcheggiare. Bisogna andare un pochino più avanti fino alla diga, dove c'è poi, prima della diga, un parcheggio. Solo che mi sono confusa riguardando la mappa adesso. Sono confusa perché ho visto che il punto di partenza è comunque in fondo al lago. Peccato che l'altro fondo del lago, non quello dove stavo io, a San Lorenzo e Fiastra. Sono talmente incazzata con me stessa che non riesco nemmeno a rendervi l'idea. Di sbagliare, perché sbagliare ormai ho imparato, ci sta, non siamo perfetti, anzi la perfezione è un concetto talmente strano, astratto e poco definito che ne. Ma proprio il punto di non fidarsi, cioè questo proprio. Ora sono nel punto giusto. C'è un grande parcheggio sterrato e una vista spettacolare sul lago. Let's go. Sono alle Lame Rosse e sono arrivata in un'ora, un po' di corsa, perché quando cammino, corro, non mi piace andare troppo lenta, non mi piace avere gente davanti e quindi ho superato tutti quelli che ho trovato sul percorso. Faticoso, sì,
Non solo nell'ultimo tratto, come dicono su internet, l'ultimo tratto è il più difficile, il più faticoso, si fa veramente fatica, mi sono dovuta fermare 2 volte prima di raggiungere poi la parte finale. Il resto del percorso è gestibile, però mi rendo conto che in molti punti io ho fatto meno fatica o non ho fatto fatica perché sono comunque allenata, ma se non fossi stata allenata avrei fatto più fatica, ci avrei messo probabilmente il doppio del tempo ad arrivare quassù. Sono lercia, ho le gambe completamente lerce. L'idea per oggi pomeriggio era di andare a fare un giro, ma dovrò trovare un modo per lavarmi, non so come, ma lo troverò. Speravo in più pace rispetto a quello che ho trovato, nonostante i 50.000 gradi, c'è un sacco di gente qua sopra e anche se voleva essere una camminata in santa pace, lo è stata in parte. Poi cos'altro? Tra ieri e oggi ho avuto 3 momenti di illuminazione. Uno, non nell'ordine di importanza, ma nell'ordine di come sono presentati. La gente soffre di manie di protagonismo e mi sono resa conto in più occasioni che praticamente io mi metto in un punto per fare delle foto e loro, se prima stavano in un altro punto, si devono piazzare proprio lì. E non so se perché pensano di essere dei soggetti interessanti da fotografare o perché vogliono rovinarmi le foto o la sessione fotografica. Detto ciò, questo sta parlando troppo forte. Vabbè, comunque penserò che pensano solo di essere particolarmente belli e che valga la pena fotografarli. 2. Non sapevo, ma il terremoto del 2016 aveva colpito particolarmente questa zona qui e questo me lo ha detto il proprietario dell'albergo dove sono stata, perché gli avevo espresso questa mia difficoltà nel trovare una struttura più vicina al lago e lui mi ha detto che in alberghi sono rimasti in 12, tutti gli altri hanno subito grossi danni dopo i terremoti e quindi questa è la situazione qua in questo momento, sono un po' abbandonati a loro stessi e ci sono, è vero, tante case private, tanti B&B, però io viaggiando da sola non me la sono sentita, lo ammetto. Avevo un po' paura anche qua per farmi questa passeggiata da sola, però alla fine sapevo che non sarei stata proprio sola, soletta, quindi in realtà così è andata. E la terza cosa che riguarda... uscirò da qui piena di punture. Comunque la terza, quella che riguarda proprio direttamente me, è il cibo, è il rapporto che ho col cibo. Praticamente a me è stata inculcata questa idea di dover mangiare sempre tutto quello che c'è nel piatto. Guai se si spreca anche un pezzo di pane. E per quanto sia vero che ci sono tanti posti nel mondo in cui la gente muore di fame, è anche vero che il fatto di rimpinzarmi e mangiare fino ad esplodere non salverà il mondo, lo salverà sicuramente il fatto di essere più consapevole la volta dopo nell'ordinare un piatto o nel comprare qualcosa o nel preparare qualcosa, di preparare una porzione più piccola in base alla fame che ho. E a proposito di questo, io spesso vado come un automa per quanto riguarda i pasti e quindi a colazione mangio sempre le stesse cose, pranzo più o meno, cena idem, e le stesse quantità. Fatto sta che spesso ignoro se ho veramente fame o non ho fame e mangio in funzione di così non mi viene fame dopo,
Ma questo è sbagliatissimo. E quindi tra ieri e stamattina è andata così. Ieri sera ho avanzato metà del piatto di formaggio e me lo sono portato via con me da mangiare qua. Infatti adesso mi faccio un piccolo picnic. E a proposito di questo, anche stamattina, di solito faccio una colazione mediamente importante, nel senso che mangio del pane, burro d'arachidi, marmellata. E ieri ho comprato delle cose per creare questa colazione qua, e quindi delle noci, degli anacardi, ho dei cracker e della frutta. Ma stamattina, e poi avevo preso anche il kefir. Ma stamattina, quando mi sono svegliata, col fatto che ieri sera ho mangiato tanto, non avevo tanta fame, avevo giusto un buchino piccolo piccolo e non volevo proprio iniziare a fare questa camminata a stomaco vuoto, e quindi ho bevuto solo il kefir e mi sono mangiata dei cracker, che era l'unica cosa che la mia pancia richiedeva in quel momento. Ed è andata benissimo così. Adesso ho fame e quindi mangerò. Sto imparando che non devo mangiare in funzione di avrò fame o dovrei aver fame. No, sto imparando a mangiare in funzione di ho fame. Comunque questo posto è bellissimo. Merita davvero tantissimo. Ci sono anche un sacco di farfalle che mi svolazzano intorno. Spettacolo. Sto studiando nel mentre anche un'inquadratura per fare delle foto, ma ancora non l'ho trovata. Forse quella là, però devo ancora capire bene. Sono pronta per ripartire, sto salutando il lago, i monti e vado verso la mia prossima destinazione, che non è quella che avevo cercato di spoilerarvi prima, ma è quella dopo, perché come sempre le situazioni poi si presentano diverse da quelle che immaginavo, ed è giusto così, un motivo per cui non bisogna crearsi troppe aspettative. E in realtà questa gita alle Lame Rosse mi è piaciuta talmente tanto, il posto è talmente spettacolare che me la sono presa proprio con calma, mi sono goduta il panorama, ho pranzato, ho fatto contenuti per Instagram, ho filmato un sacco di video, ho scattato foto e ho passato alla fine quasi 5 ore a fare questa attività, e di solito le persone ci mettono 2 ore e mezza, 3, perché salgono, breve sosta, foto e riscendono. Io invece la sosta per le foto l'ho fatta molto più lunga, perché faccio foto di un certo tipo, non è che le scatto così a caso, quindi devo scoprire tutte le migliori inquadrature, quelle che funzionano meglio, poi scattare, fare prove
e quindi tutto questo mi prende tempo. Poi, finito il dovere, arriva ovviamente anche il momento del piacere, per cui mi dedico un po' di tempo per guardarmi intorno, ammirare la natura, vedere, studiare quello che mi circonda, e così sono passate 5 ore. Di queste 5 ore, solo 2 ho fatto la salita e la discesa, e quindi la camminata vera e propria. Le altre 3 cazzeggio puro. Quindi ho scattato le foto, ho mangiato, me la sono goduta e presa con molta molta calma. Di questa zona cosa devo dire? Ha superato tutte le mie aspettative. Tutti i posti che ho visitato sono assolutamente spettacolari e le mie aspettative erano già alte, perché per me l'Italia è il posto più bello al mondo ed è riuscita comunque a stupirmi ancora una volta. Adesso mi sposto, rimango comunque nelle Marche, però cambiamo un po' scenario per vedere che cosa succede, dove vado, cosa combino. Ovviamente ci vediamo nel prossimo video. Io intanto vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco e fino al prossimo video. Ciao!